a tutti, benvenuti nel Cigno e Grifone. Io sono Daniele e oggi presentiamo la recensione di un arco. Allora, non mi capita spesso di provare archi che non ho fatto io. Questo in realtà è un arco moderno, un arco laminato, riprende le forme di un arco storico, ma non è ovviamente fatto con i materiali dell'epoca, quindi non è fatto con i materiali come corno, legno, tendine. È fatto utilizzando della fibra di vetro sulla parte superiore del dorso e inferiore del ventre e ha ovviamente una corda in filato moderno. Le specifiche di quest'arco sono di 40 libbre a 28 pollici. In realtà con il mio allungo quest'arco avrà un po' più di potenza, io allungo circa a 32 pollici. Per quale motivo? Perché nel momento in cui vado a tirare, allungando fino all'orecchio, praticamente il mio allungo è di 32 pollici. Utilizzerò comunque delle frecce più lunghe. Oggi voglio fare questa recensione di quest'arco che mi è stato spedito e ovviamente ne trarrò tutte le mie conclusioni. Essendo comunque un arco di Foggia orientale, precisamente un arco tartaro crimeano, lo proveremo con l'anello da pollice. Il bersaglio è a una decina di metri, però ci serve semplicemente capire l'effettiva prestazione dell'arco. Comunque sto facendo un buon raggruppamento. La velocità è nettamente superiore a un arco in legno. Non ha vibrazioni. La particolarità degli archi corti è che tendono ad aumentare l'errore di rilascio e quindi qualsiasi piccolo sbaglio viene comunque accentuato. Ovviamente, essendo un arco fatto con materiali moderni, è anche più leggero in mano. Non ha quell'effetto scalciante o comunque un carattere nervoso tipico di archi fatti con materiali naturali. Ed effettivamente è anche un arco scuola, quindi non è fatto per essere nervoso, è fatto comunque per imparare un certo tipo di tiro e per cui per iniziare va comunque benone. Questo in internet lo potete trovare all'incirca tra i 120 e i 160 euro in base un po' al negozio dove viene acquistato. Però insomma è una cifra abbastanza abbordabile. Come velocità della freccia in piedi al secondo o chilometri orari non so esattamente la velocità con questo tipo di frecce, però posso comunque sempre fare un test tra questo arco, quindi una comparativa tra questo arco ed eventualmente degli archi che ho costruito in legno e vedere un pochino le differenze sia in velocità che in joule, quindi l'effettiva efficacia che possono avere gli archi antichi e gli archi moderni. Per essere un 40 libbre la prestazione è davvero elevata, è davvero buona. Considerate che col penultimo tiro ho perforato da parte a parte il bersaglio. Non è un bersaglio di quelli costosi, però comunque a una decina di metri perforare un bersaglio da parte a parte non è proprio una cosa facile. E le mie considerazioni generali su quest'arco sono particolarmente positive. Io non tiro praticamente mai con questo genere di archi, mi è stato donato e sono anche contento del regalo, devo dire. Che dire, se siete comunque alla ricerca di un arco di Foggia orientale, comunque per un prezzo abbordabile, questo tipo di archi comunque fa per voi. Se volete per esempio studiare, come ho fatto io, il tiro con il pollice e non volete spendere dei budget esagerati per comprare degli archi sicuramente prestanti ma comunque costosi, questo tipo di archi fanno per voi. Ovviamente se fate di vocazione questo non è un tipo di arco che può essere utilizzato proprio perché non ha materiali naturali. Però ripeto, se volete utilizzarlo
magari andando a tirare la domenica, magari facendo tiro di campagna, tiro 3D o comunque per imparare il tiro con il pollice, questo tipo di archi comunque molto economici vanno benissimo. Come potete vedere, lui ha 40 libri a 28, io apro a 32 pollici, ma lui comunque non ha avuto minimamente problemi a gestire il mio allungo, per cui anche come affidabilità, e ho fatto anche svariati tiri, è comunque un prodotto da consigliare. Detto questo, spero vi sia piaciuta questa recensione, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace e ciao!